Sono Piero Piccardi e mi trovo ancora una volta in Expo 2015. Qui uno potrebbe stare dalla mattina alla sera e in continuazione si fanno grandi incontri. L'incontro di oggi è dedicato a un tema che ci sta veramente molto caro ed è con me la dottoressa Maria Concetta Antinoro, che è dirigente dell'assessorato turismo della Regione Sicilia. La Regione Sicilia, tra le tante iniziative, ve ne abbiamo già parlato e ne abbiamo scritto su America Oggi, oggi ha organizzato un tema che a noi è particolarmente vicino e caro, il tema del turismo delle radici. Ci spiega, dottoressa, cosa vuol dire e qual è il vostro intento? Bene, il turismo delle radici, inteso come quella forma di turismo che vuole intercettare tutti coloro che si trovano in località che non siano, appunto, che abbiano origini siciliane, si trovano da tutte le parti del mondo e non conoscono quelle che sono quello che da più generazioni, appunto, sono in altri paesi e che non conoscono quelle che sono, appunto, le loro radici, e potrebbero in questo modo convogliare appunto questi flussi verso la Sicilia, intercettando, cioè, i normali flussi di turisti, e per farli arrivare in Sicilia con un motivo in più, con quel motivo aggiunto, con quel desiderio, appunto, di conoscere tutto quello che invece i loro genitori, i loro avi hanno loro raccontato. Benissimo. Quindi ritrovare... ovviamente ci sono quelli che sono espatriati di prima generazione o anche di seconda, che hanno legami fortissimi, che si recano frequentemente, ma ce ne sono tanti, le assicuro, di terza generazione che mi dicono: io sono di, so che i miei erano di, ma al di là di questo non sanno andare. Hanno una grande curiosità, ma non sono capaci di organizzare qualcosa che gli consenta di scavare nelle loro radici. Cosa proponete in questo senso? Beh, intanto, appunto, organizzare delle missioni incoming, cioè invitarli nel nostro territorio. E tanto far vedere, appunto, con i loro occhi, riscoprire quello che era stato raccontato dai loro genitori o dai loro nonni, e cercare di individuare da quale parte della Sicilia provengano, in maniera tale che anche portandoli sul territorio possano ritrovare quei luoghi, soprattutto. Ma c'è già una struttura, un'organizzazione, dei meccanismi che sono disponibili per facilitare questo? O è un programma in divenire? No, questo è un programma, perché poi oggi, proprio oggi all'interno del convegno, si è presentata una società, appunto una società di servizi che realizza questo tipo di, diciamo, di, chiamiamolo sogno, ecco, perché portare sul territorio chi abita, appunto, un abitante di un altro paese, che abbia comunque nel suo sangue il sangue della Sicilia, e questo è attiene più ad una sfera di organizzazione. Lei sa bene che queste ricerche vanno fatte non solo nel luogo d'origine, ma anche nel luogo di destinazione. Certo. Negli Stati Uniti Ellis Island è diventato il centro di queste ricerche, perché lì sono tenuti molto diligentemente, sono molto facilmente accessibili tutti i dati degli sbarchi di chi si è trasferito negli Stati Uniti dalla metà dell'Ottocento, perciò le ricerche partono da lì. Ci sono gli archivi dei mormoni in Utah, mentre hanno milioni e milioni di registrazioni e sono fonti inesauribili. Per cui io immagino un meccanismo che sia in grado di lavorare contemporaneamente su tutte e due le sponde. Beh, noi siamo l'assessorato al turismo, per cui, diciamo, quello che a noi preme soprattutto è cercare di far sviluppare turisticamente la Sicilia, promuovere l'offerta della Sicilia in tutti i suoi aspetti, e tra l'altro un'offerta molto variegata dal punto di vista ambientale, culturale, naturalistico, enogastronomico. Quindi innanzitutto il percorso è quello di invitare intanto dei giornalisti, invitare qualcuno proprio per far
soprattutto approfittandone del volo diretto, perché la cosa che dobbiamo dire questa è che l'elemento importante è il collegamento diretto, quindi quanti giorni della settimana? Attualmente credo che sia bisettimanale, è tutto l'anno ed è stagionale, però la volontà proprio è quella che venga esteso tutto l'anno, quindi nel momento in cui c'è un collegamento diretto Palermo-New York e viceversa, insomma, diciamo che questo viene ulteriormente facilitato. Molto bene, grazie dottoressa, spero avremo l'occasione di approfondire, specialmente quando questo programma avrà preso corpo e sarà proponibile ai nostri ascoltatori e ai nostri lettori. Sicuramente, grazie.